riassumere la mia esperienza di quegli anni, che nasce proprio all'interno della classe di clavicembalo, frequentata da un giovane, allora molto giovane, di nome Danilo Costantini. Danilo Costantini fu proprio veramente l'ideatore di questa iniziativa. E poiché in quegli anni poi io feci parte anche del consiglio di direzione del conservatorio, era necessario che coinvolgesse e travolgesse la sua maestra, cercando di ottenere questo di raggiungere questo obiettivo. Credo che proprio il primo passo si fece a Roma, in una assemblea di studenti del conservatorio, un'assemblea nazionale di studenti del conservatorio, nel maggio del 1976. Ed è lì che Danilo Costantini trova anche una risposta, un ambiente studentesco che avvalora la sua richiesta, la sua proposta, aprire il conservatorio allo studio della musica a tutti, a chiunque, chiunque voglia accostarsi alla musica, giovane, meno giovane, preparato, meno preparato. Ma poi vabbè, arriverò dopo a specificare meglio chi frequentava con gli anni questi corsi. E perché il conservatorio doveva aprirsi? Perché proprio il conservatorio? Io penso, allora pensavamo, che fossero tre i motivi principali. Prima di tutto era un'istituzione fornita di tutto, di aule, di strumenti. Era comodo accedere a una istituzione già ben strutturata, custodi, personale non insegnante che poteva garantire ordine e pulizia. E questo è un motivo. E il secondo motivo è che sono proprio gli studenti che propongono questa attività e saranno proprio loro ad assumere la responsabilità di insegnare. E insegnare in che modo? Perché certamente allora l'insegnamento che loro ricevettero doveva essere ben diverso da quello che potevano applicare con i dilettanti, i cosiddetti amatori. Restituiamo pure nobiltà a questo termine che nei secoli precedenti si attribuiva a chi, pur avendo altissime competenze musicali, non tuttavia non faceva di queste professione, era semplicemente un'attività a latere che si svolgeva ad altissimo livello. Oggi la parola dilettante non ha più questo valore, ma il conservatorio e gli studenti si trovarono a dover insegnare in modo anche molto diverso da quello a cui loro erano abituati. Allora, io parlo proprio veramente di quello che era l'ambiente 30 anni fa, allora il conservatorio non insegnava a insegnare, o almeno insegnava poco a insegnare. E questo fu un primo, forse ostacolo, ma anche un primo incentivo che gli studenti, con cui si confrontarono gli studenti allora. Ma c'è un terzo motivo perché il conservatorio doveva aprirsi. Nel conservatorio si svolgeva, come si svolge sempre fino ad oggi, tutta la più importante attività musicale della città, per cui concerti, saggi, conferenze, seminari, prove di concerti, prove di saggi,
Tutto questo era stimolante per una persona che si accostava alla musica, anche senza ambizioni professionali, ma d'un tratto, entrando qui dentro, entrava in contatto con una realtà musicale francamente importante, straordinaria sicuramente. Era il mondo della musica. Per questi tre motivi era molto importante che fosse proprio il conservatorio ad aprirsi. Ma il conservatorio rifiuta. La proposta è troppo rivoluzionaria. Rifiuta. E gli studenti ricorrono, sull'onda degli anni del 68, ricorrono all'occupazione, occupano le aule. Di fronte all'occupazione, la direzione del conservatorio concede una serata alla settimana. Una settimana. L'occupazione va avanti, testardamente, perché desidera un minimo tre serate. E quando io allora insegnavo e partecipavo all'attività qui dentro, queste tre sere, io venivo tre sere in settimana, finalmente si ottengono le tre serate. Però qual è l'obiezione principale che fa la direzione? La direzione, testuali parole scritte nei vari documenti, non sono stati individuati precisi interlocutori. Se ci devono essere, devono almeno essere interlocutori enti locali o altre istituzioni. Ed è lì che si crea un ostacolo duro da superare. Io sono in consiglio di direzione e mi trovo ad affrontare due ostacoli per sostenere l'iniziativa. Da una parte avviene che i rappresentanti degli enti locali e specificamente la sinistra storica, che è rappresentata all'interno degli enti locali, mira in un certo modo a impossessarsi dell'iniziativa per gestirla. E qui si incontra una opposizione chiara degli studenti che vogliono mantenere questa iniziativa come iniziativa di base, almeno così si diceva allora. Dall'altra parte, all'interno del conservatorio, avveniva che taluni professori, colta l'idea, perché l'idea piacque evidentemente, volevano però che questi corsi serali fossero esclusivamente aperti agli studenti universitari. È vero che gli studenti universitari allora almeno avessero un gran bisogno di istruzione specifica musicale, però anche questo fu rifiutato dalla base, dalla cosiddetta base, perché tutti dovevano essere ammessi. Ecco, io vi dico veramente, lo ricordo con una gioia profonda, a questi corsi partecipava, per esempio, Giovanni Piana, professore di filosofia all'Università Statale, che non molti anni fa ha pubblicato un testo importante di filosofia della musica. Studiava violino e veniva ai corsi dell'apertura serale. Io qui ho conosciuto medici, commercialisti, ingegneri e poi tanti, tanti operai, gente di non altissima cultura, che però voleva fare musica, perché la musica è un mezzo di espressione umanamente indispensabile di tutti, di
non si posero limiti al tipo di utenza che doveva usufruire di questa attività. Non si posero limiti alla preparazione. Potevano anche accedere giovani o giovanissimi o non giovani che senza nozioni specifiche musicali. E poi tutta una serie di persone, da Casalinga a colui che ha studiato in gioventù e che vuole riprendere lo studio a 50 anni, a 60 anni, tutti dovevano essere ammessi. Questo era l'obiettivo fondamentale, credo che sia ancora oggi questo. Non è mai più mutato questo obiettivo. Il 24 febbraio del 1977 avvenne una cosa clamorosa nella città di Milano, che sono per me. Il consiglio di direzione indice un'assemblea per discutere gli obiettivi e la gestione dei corsi serali. Sono presenti i rappresentanti degli enti locali, dei consigli di zona, dei sindacati, comitati militari di zona, insegnanti, allievi, giornalisti, pubblico. La sala è stipata e dalla statale si riversano numerosissimi gli studenti del movimento studentesco. Io ho ancora negli occhi l'immagine di tutti questi studenti là in fondo schierati. Io prendo la parola e a qualunque cosa io dicessi loro strepitavano con entusiasmo, ma un entusiasmo assurdo. A me tremavano le ginocchia, non ero abituata a questo tipo di esperienza. Mentre quando prendevano la parola, non so, l'assessore alla cultura della provincia o qualcuno di cui loro sapevano quale fosse l'intento, erano fischi che penso si saranno sentiti in piazza Nuova. Io cominciai il mio discorso molto, molto timidamente, elencando le più eclatanti lacune dell'istruzione musicale in Italia, dalle elementari all'università, l'arretratezza dei programmi del conservatorio, parlo di 30 anni fa, questo lo sottolineo più volte, parlo di 30 anni fa, la mancanza di nuove discipline musicali, musicologia, jazz, musica contemporanea in modo consistente, corsi sperimentali, seminari, il settore della musica antica che a me stava molto a cuore, ecco, per la quale si faceva veramente, dovrei dire poco o niente, dico niente. Insomma, l'apertura serale, perché io sono nata con l'apertura serale, non con il CPSM, l'apertura serale era un momento di sperimentazione e anche forse è stato in quegli anni un modo per, come dire, scuotere questa istituzione che allora a noi sembrava sotto certi aspetti decrepita, aveva bisogno di essere scossa e l'apertura serale fu questa, fu esattamente questa. Non voglio dilungarmi perché voglio dare la parola a tutti e anzi vorrei che Danilo Costantini completasse quello che io ho detto perché posso aver tralasciato qualche notizia importante, però voglio concludere raccontandovi un aneddoto che però non è un aneddoto, è storia dell'apertura serale. Io una sera sono a casa, tranquilla, e suona il telefono e una voce allarmatissima mi dice: Emilia, vieni,
chiedono cosa si fa qui. Dico, si studia musica. Prego, raccomandatevi, apro la porta. Qui si studia chitarra. Ah. Un'altra porta. Qui si studia violino. Ah. Qui c'è il coro. Ah. Qui si studia composizione. E così avanti. Una per una le porte. Alla fine, i due poliziotti mi dicono, ma che bello, potremmo iscriverci anche noi.